Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io a causa di quest'occhio gonfio, che chi mi segue su Instagram sa che ce l'ho gonfio da giorni e sa che sono passata anche dal medico, infatti, per chi volesse saperlo e non mi segue su Instagram, sono passata questa mattina dal medico e mi ha detto che comunque non è niente di che è il sole, che è il caldo e quindi mi ha prescritto un collirio e le lacrime artificiali, quindi per un po' di giorni metterò queste gocce e mi riprenderò tranquillamente. Però con la scusa di quest'occhio un po' così avevo una minima voglia, no che non avevo voglia, una minima voglia di fare questo video sui detersivi perché in realtà guardate quello che ho qui dentro, cioè il sacchetto è proprio ormai pieno pieno. E le ragazze che mi seguono su Instagram hanno risposto al sondaggio dove io chiedevo se avevano voglia di vedere questo video sui detersivi, mi hanno scritto di sì e quindi mi hanno dato la carica giusta per girarlo nonostante l'occhio gonfio. Quindi grazie ragazze. Allora, inizio subito con questi detersivi che ho finito, vi permetto che ne ho un bel po' da promuovere e un bel po' da bocciare. Comunque, inizio subito random, quindi con il primo che mi capita, e sono questi foglietti a chiappa colori della Grey. Questi foglietti a chiappa colori, forse nella grande distribuzione, sono i foglietti a chiappa colori più cari rispetto magari a quelli che si trovano da Lidl, eccetera, eccetera. Se sbaglio, correggetemi con un commento, ovviamente. Allora, questo era un pacco da 40 fogli. Qui c'è scritto che è il numero 1 in Italia. Io mi sono sempre trovata bene con questi Grey, mi sono sempre trovata bene anche con quelli del Lidl e con una sottomarca che vende Lillapois, e adesso non mi ricordo il nome. Purtroppo l'altro giorno ho fatto una bella lavatrice consistente dove all'interno c'era qualcosa di rosso e che mi ha scolorito nonostante avessi messo questo foglietto, un asciugamano che era bianca con i fiori rosa ed è diventata rosa scolorito con i fiori rosa. Una ragazza di voi, e poi comunque l'ho letto anche su una scatola, ma non di questa marca, mi aveva consigliato, e così anche avevo letto, quando c'è un carico non troppo minimo, ma dei panni belli consistenti, una bella quantità, era consigliabile, anche lei me l'ha detto, di mettere due foglietti. Qui non c'è scritto, io quindi ne ho messo solo uno e ho sbagliato perché a quel punto mi è venuto in mente sia quella ragazza sia quello che avevo letto nella scatola dell'altra marca. Evidentemente magari è stato un errore mio perché comunque io ho la lavatrice che carica fino a 9 kg, non era pienissima per carità, però evidentemente uno solo non è bastato, quindi comunque io questi non li sboccio, però magari se scrivessero anche qui che se la lavatrice è un bel po' consistente, magari si aggiunge il secondo foglietto, magari si è più sicuri, poi magari vi dico, magari avendo aggiunto anche il secondo foglietto, l'asciugamano mi sarebbe uscita lo stesso scolorita, però non lo so. Comunque io questi non li boccio, perché può essere stato un errore mio, peccato però. Comunque, candeggina profumata della Conad, è una candeggina che comunque costa poco, non è malaccia. Ovviamente, scusatemi, scusate, avevo bevuto prima, la mia porta si sta aprendo, non c'è niente da vedere perché ci sono le porte chiuse, però se magari si chiude, no, vabbè, mi rimane aperta, non fa niente. E cosa stavo dicendo? Allora, questa, guardate come si apre piano piano, tipo fantasma, si è fermata. Allora, questa candeggina qui della Conad non è vero che è profumata, assolutamente no. Sì, non c'è quella super puzza, diciamo, di candeggina al 100%, però non è vero che è profumata. È una candeggina che va benissimo, quindi non la boccio, però non vi aspettate niente di profumato, comunque va, è una candeggina che va benissimo. Ovviamente, insuperabile, la candeggina c'è. Questa è una candeggina sufficiente, questa è una candeggina ottima. Diversa rispetto alla Denso Attiva, quella che, di cui vi ho parlato già in video precedenti e che tra qualche giorno aprirò e quindi poi ve la recensirò più avanti nei prossimi video. Comunque la, come questa secondo me non ce n'è a meno che appunto non prendiamo la Denso Attiva. Poi l'Isoform
per i pavimenti. Allora, quando io lavo il pavimento, non ho voglia di risciacquare, cioè nel senso, una volta, tantissimi anni fa, esistevano i detersivi dove era obbligatorio il risciacquo. Adesso li hanno inventati senza. Allora, con il lisoform bisogna stare attenti alla quantità, cioè io, dato che non voglio risciacquare, non ho un'igiene completa, però ho un'igiene quotidiana, perché comunque o lavo tutti i giorni o al massimo un giorno sì, un giorno no, allora in quel caso posso mettere un tappo di lisoform in 4 litri d'acqua e lì non c'è bisogno del risciacquo. Se invece andiamo ad voler un'igiene più forte, quindi al 99,99% dei batteri che uccide, come dice qui, allora a quel punto dobbiamo mettere un tappo e mezzo per ogni litro d'acqua. A quel punto uccidiamo il 99,99% dei germi e dei batteri, però dopo dobbiamo risciacquare. Quindi attenzione, mi raccomando, con l'isoform, perché è tossico, quindi attenzione alle quantità. So che sicuramente già lo sapete, anche perché c'è scritto qua, non è una cosa che mi sono inventata io, però diciamo che sono molto attenta a questo. Se ho voglia di risciacquare, cosa che non ho mai voglia, allora magari faccio in quel modo, altrimenti un tappino in 4 litri d'acqua e sono a posto senza risciacquo. Poi per me non ce ne sono uguali, cioè i guanti della Vileda sono ottimi, sono super resistenti, all'interno ce n'è solo uno, non sono regalati tra virgolette, però comunque i guanti quello costano, cioè non è che andiamo a spendere centinaia di euro. E se io li vado a confrontare con questi, che sono i guanti del Lidl, allora, nella confezione dei guanti del Lidl, che mi sembra che costino meno di un euro comunque, ce ne sono due. Mentre il Vileda, i guanti Vileda, ce n'è uno all'interno della confezione e costano più di un euro, però per me questi, ottimo rapporto qualità-prezzo, perché secondo me valgono sicuramente quello che costano. Questi qua pure a questo punto, però io li compro spesso, li compro e li ricompro al Lidl perché mi viene comodo, perché costano poco, all'interno ce ne sono due, però a me perlomeno mi durano poco. Ora questi io sicuramente l'ho usati poco e poi vedete che si bucano qui oppure da così, tipo all'interno tra le dita. Ora questo mi sembra che non si sia bucato, però è ovvio che quando se ne buca uno getto anche l'altro, quindi non sono mali, non li boccio, però ragazze, i Vileda sono i Vileda, non ce n'è per nessuno. Poi questo è il mio igienizzante preferito, Napsan Spray senza risciacquo, lo andiamo a spruzzare tranquillamente sulle superfici, lavabile ovviamente, sui sanitari e se avete dei bambini anche sul seggiolone, perché può essere usato anche per esempio sul tavolo, insomma sui posti dove poi possono essere appoggiati gli alimenti, perché non è assolutamente tossico. E quindi praticamente non è aggressivo neanche sulle superfici, quindi lo potete usare tranquillamente. Qui c'è scritto che rimuove il 90% dei batteri e quindi, non essendo tossico, si può usare anche al posto dell'aceto per lavare l'interno del frigorifero. Poi sta a voi la scelta. E questo esiste sia così, classico, bianco e azzurro, che è quello alla menta e al limone, che però io boccio, ma ve ne parlerò poi più avanti, lo sto usando e poi in un prossimo video ve ne parlerò. Ma questo lo super super promuovo, ne tengo sempre due a casa aperti, uno in cucina e uno in bagno. Poi un prodotto che boccio e voi mi avevate avvertita quando avete visto che l'avevo comprato all'Eurospin, è questo disincrostante per WC ed è in gel. Allora, una ragazza sotto quel video sui detersivi dell'Eurospin, avevo comprato tutti i detersivi Eurospin e ve li avevo anche recensiti in quel video, mi sembra, non vorrei sbagliare, vabbè, andiamo avanti, però mi sembra di sì, solo che questo l'avevo acquistato per la prima volta e quindi su questo non avevo dato la mia recensione. E mi aveva consigliata, se non sbaglio, sotto quel video, sotto un altro, quello azzurro, che mi aveva detto che comunque è migliore di questo. Questo non profuma, cioè questo non profuma, quindi se volete un disincrostante per il WC profumato, questo glielo boccio. Poi questo è ottimo, ve lo super consiglio, mi è piaciuto un sacco, è il detersivo per i piatti sole,
dove c'è scritto Oxy e all'interno, ora qui ce n'è poco però magari riuscite a vederlo, è di un bel azzurro il detersivo, questo è fantastico. Allora, fa un buonissimo profumo che non sa di detersivo per piatti ed è un profumo fresco che a me sa di doccia schiuma sotto la doccia in campeggio, cioè tipo quando ci facciamo la doccia all'aperto in estate e usiamo quei doccia schiuma azzurri o verdi, quelli belli belli rinfrescanti, non proprio maschili però belli freschi, eccolo qui, fantastico, mi piace anche come sgrassa, questo sole è meraviglioso e mi sa che devo andare a testare un po', perché da anni che non li compro, i detersivi per i panni sole, perché mi sa che questo marchio si è molto migliorato nel tempo. Confermate se la pensate come me, oppure se non la pensate come me scrivetemelo comunque sotto, mi raccomando, perché io sto sempre a mente, tengo sempre a mente ciò che mi consigliate, sempre sempre sempre, mi raccomando, che ci tengo tanto. Poi Vernelle ammorbidente, non profuma, assolutamente non profuma, sicuramente rende i panni morbidi, quello sì, le asciugamano mi vengono morbidi, questo sì. Però non, cioè se io adesso vado ad odorarlo qui sento un profumo bellissimo, molto fiorito, ma non lo è per niente. Questo è il Vernelle Blue Oxygen. Forse in alcuni capi, perché dipende dal tessuto, qualche profumino lo lascia, ma no, quindi bocciato. Poi anche se, infatti, sto leggendo qua, prova il concentrato, magari il concentrato, questo non è il concentrato, io lo boccio. Poi, altro detersivo che mi è piaciuto tantissimo, soprattutto come potere sgrassante, credetemi, è questo ecologico concentrato ed è a lime e fiori di mela, piatti, detersivo dei piatti della Winness. Questo è un marchio che ormai esiste da anni, fa anche il detersivo per la lavastoviglie se non sbaglio, e comunque fa anche i detersivi per il bucato. Mi piace tantissimo il flacone, molto maneggevole, molto carino, all'interno ci sono 500 ml, poi è bello anche il fatto che è ecologico, è ipoallergenico, quindi anche se abbiamo le mani sensibili lo possiamo usare tranquillamente, ottimo potere sgrassante, prodotto che promuovo. Poi, Coccolino Creation, Campanula Selvatica e Bergamotto, questo sì che è concentrato, questo sì che è profumato. Quindi questo lo super super consiglio. Lo fanno anche nel flacone, quello eco risparmio, quello in plastica morbida tipo schiacciato, mi avete capito, no? Anche quello appunto è concentrato, comunque veramente non solo di questa profumazione, ma il coccolino lascia un gradevole profumo anche se lo comprate diciamo con diverse profumazioni. Mi piace tanto. Poi questo è l'alcol con il quale io ho pulito il lampadario della sala, e di questo anche vi ho fatto il video come lo pulisco e tutto, e ve l'avevo anche fatto vedere in un altro video pulizie che purtroppo adesso non ricordo quale fosse, questo è un alcol, ma io non mi ricordo dove l'ho comprato, non me lo ricordo, si chiama Puli Alcol ed è un alcol profumato. Allora, in realtà non sa di alcol, è veramente profumato, non come dice qua al muschio bianco, questo no, non sa di muschio bianco, ma se vi dà fastidio l'odore dell'alcol io ve lo super consiglio, perché in realtà non sembra proprio che state usando l'alcol dal profumo, assolutamente no, e il profumo è veramente molto molto gradevole. Poi per quanto riguarda lo sgrassare, la pulizia, l'igiene, è identico all'alcol non profumato, all'alcol denaturato non profumato, quindi super super promosso. Mi sono trovata, mi è arrivata una goccia sul viso, non so se l'avete vista, vabbè, non so se lo conoscete, però se magari lo vedete, avete voglia di prenderlo, io ve lo super consiglio perché lo super promuovo. Poi vi consiglio, ma sono certa che le conoscete già se frequentate i discount, Lidl carta igienica della Floralis e Soft Dream carta igienica dell'Eurospin, io ve li super consiglio. Non so se sono proprio identici al centesimo i prezzi o simili, la qualità è uguale,
compatte entrambi, mi piacciono, sono 9,89 euro, 2 euro massimo, una roba del genere. E quando sono appunto con le offerte sono veramente il top. Poi ho da super consigliarvi questi panni di Leda che a casa mia, bene o male, non mancano mai. Questa è una confezione dove all'interno mi sembra ce ne fossero tre. Allora, tre, infatti. Ce ne sono tre, sono quei panni in cotone, quelli bianchi con la scritta Vileda, tutte pieni, pieni di scritte, Vileda in verde. Hanno il 30% in microfibra, io li uso veramente tantissimo. Mi trovo veramente bene, sono ottimi per tutti i tipi di pavimenti, qui dice cotto, marmo, ceramica, parquet, ve li straconsiglio. E poi ho un detersivo per l'ambiente che non è una marca conosciuta, nel senso non è Airwick, non è o Airwick come si legge, non lo so, quindi è una marca economica e si chiama AD Trend. Questo è il bouquet di rose. Bouquet di rose. È un deodorante appunto spray che io metto all'interno del contenitore adatto per questi profumatori d'ambiente, perché questo è universale e mi sono trovata veramente bene, mentre adesso ne sto usando un altro, sempre di marche economiche, che non è questa marca qua, non mi ricordo quale, e non tanto. Invece questo io ve lo consiglio, mi è piaciuto tanto. Allora, ho rimesso dentro il sacchetto i due pacchetti della carta igienica, ma come vedete il sacchetto è vuoto e io sono contenta di avervi recensito questi detersivi. Ovviamente aspetto i vostri pareri perché anche io voglio sapere il vostro parere, quindi commentate giù, lasciate un like se vi ho tenuto compagnia e ricordatevi, se non vi siete iscritti al canale, magari di iscrivervi, così ci teniamo più aggiornati. In più ho una pagina Facebook se volete tenervi in contatto con me, anche lì, e mi trovate su Facebook Barbie Mare, così come su YouTube. E poi magari, se vi fa piacere, seguitemi anche su Instagram, dove mi trovate come Barbie Mare YouTube, tutto in minuscolo, tutto attaccato. Trovate tutte le info giù nell'info box. Vi mando un bacio, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e vi do appuntamento ad un prossimo video presto. Ciao, grazie.